Mi dispiace, padrona. Purtroppo non lo so. Ottimo. Ciao a tutti! Benvenuti su Anita Stories, io sono Anita. E io Vitale. E oggi nuova challenge con le Mystery Box e con Siri. A grandissima richiesta, visto che l'altra challenge vi è piaciuta tantissimo, quella in cui Siri decideva la Mystery Box. E ci avete consigliato voi di fare Siri contro Google. Scelgono la Mystery Box. Siri è più brava di Google o se Google è più bravo di Siri? Cosa ci farà scegliere? Non lo so. Perché come sempre in queste Mystery Box ci sono ingredienti fantastici e ingredienti terribili. Però questa volta c'è una nuova aggiunta. Cioè? Allora, in queste Mystery Box piccoline rosa, che sembrano dei contenitori di mini torte rosa, c'è sempre un ingrediente bello. Oh. Quindi queste sono tipo il jolly. Ah. Ci saranno in ogni turno. Quindi se ci capita una di queste sappiamo già che avremo un super ingrediente. Quindi speriamo che Siri e Google sceglieranno. No, spero che Siri e basta scelga sempre questi jolly. Perché tu c'hai Siri e io ho l'assistente di Google. Sì. Allora vi consiglio di disattivare l'assistente di Google se ce l'avete, perché se no si attiverà in continuazione durante questo video. Lasciate un bel like se volete vedere altre challenge slime, mystery box. Consigliateci magari nei commenti quali altre fare. Quelle che ci piacciono di più vi lasceremo un cuoricino e andremo a farle. Se pronti, mettetevi comodi, prendete i popcorn, lasciate un bel like e iniziamo subito. Allora, round numero 1, chi inizia? Vediamo. Carta, forbice, sasso. Inizio io. Come vedete il jolly sta al centro, quindi il jolly sarà il numero 2. Vediamo, carta, forbice, sasso. Ecco. Ciao, dimmi un numero da 1 a 3. Ok. 3. Caspita, ma quanto è lento questo Google. Perché deve pensarci. Allora, aspetta! Siri, cosa scegli? Ti prego, Siri, scegli il numero 2. Questo è rosa, quindi non è rosa come quello lì. Cioè, nel senso, non c'è un ingrediente bello qui. Non lo so. Uff. Siri, scegli un numero tra 1 e 2. Ecco cosa ho trovato cercando Siri, sei un numero 2. Allora, ha già vinto Google. Perché... Scegli un numero a caso tra 1 e 2. Mi dispiace, padrona, purtroppo non lo so. Ottimo. Poi è Google quello lento, volevo solo far notare questo. Iniziamo malissimo. Scegli un numero a caso tra 1 e 2. La risposta è 2. Sì, ha scelto il jolly. Anche se mi fa arrabbiare, almeno sceglie bene. Ok, scarta prima tu. 1, 2 e 3. Cos'è? Bello! Allora, il colore ad olio, color rosa. Che fortuna! Quindi sei stato comunque fortunato. Quindi prenderò il mio slime, sarà di colore rosa. Che fortuna! Vediamo il mio. Però abbiamo un pigmento giallo e il colorante giallo. Wow. Quindi il mio slime sarà giallissimo. Che bello, io adoro il giallo, quindi. Magari poi becchi il blu. Giallo e blu. Vero. No, dai, non posso essere così sfigata da beccare sia giallo che blu e diventare verde. Il primo turno no, magari il secondo, il terzo. Vediamo. Allora, un po', che io sono pronta. Vediamo come diventa. È ancora chiuso, guarda. Wow, poi se avete visto il nostro altro video in cui facciamo la challenge tre colori con le tinte ad olio, avrete visto che bellissimo effetto fanno. Noi l'abbiamo provato però con la colla trasparente, non esatto, con la colla bianca, quindi vediamo che diventa cos'è con la colla bianca. Come verrà fuori? Io invece credo che con questa che bianca... Bene. Oddio, anche qui un pochettino di fili. Fa dei fili tipo, vedi? Però è molto forte il colore, più, molto più uniforme, sì. Bello, già mi piace il mio slime. Vince team blu. Team celeste. Vediamo. Diventerà giallissimo. Finora siamo stati fortunati, che strano. Ecco qua il colorante giallo. Sì. E poi mettiamo il pigmento. Ecco. Aperto. Oh!
adesso il Kerry. Vediamo un po' come diventa. Giallo, ovviamente. Bello, oh, non male. Forse il pigmento fa un effetto metallizzato bellissimo. Un po' gold, un po' dorato. Wow, mi piace tantissimo. Sì, un bel colore. Quindi, finora qual è più bello, giallo o rosa? Ovviamente rosa. È bellissimo! Questo risotto allo zafferano qui. Con questo bellissimo. Sembra. Con questo bellissimo slime rosa. Veramente la mia sembra crema pasticcera. Crema pasticciona? Che buona! È una crema pasticciona questa. Allora, pronto per il secondo round. Carta, forbice, sasso. Carta, forbice, sasso. Ah, come si fa? Speriamo che scelga 3, Siri. Siri, scegli un numero tra 1 e 3. Non so, okay, se ho capito, ecco bene. Cosa ho trovato su internet su Siri, sei il numero tra 1 e 3. Siri, scegli un numero tra 1 e 3. 3. Tu. Pure arrabbiata. Tu. Però ho scelto nuovamente il numero 3. Non ci posso credere. Vediamo se ti porterà fortuna. È stranissima questa cosa. Siri mi vuole bene allora. Non so. Dai, tocca a te. Ok, Google. Dimmi un numero tra 1 e 3. Sì, subito. Due. Ah, perché due. Se diceva 3 non c'era 3, dovevi scegliere. Ah, ho sbagliato. Vabbè, ha preso il 2. 2, apre, apre. Aspetta. Non blu, non blu, non blu, non blu. Più fortunato. Ah, meno male. Allora, c'è un pigmento. Secondo te che colore è? Bronzo! È tipo un rosa perlato. Chissà come ci starà con la mia crema. È bronzo. Pasticcera. Dai. Che cos'è? Ti è anche caduto. Fai vedere. Allora, sapevo di bello il glitter oro. E di brutto. Il colore. Che colore è? Il colorante verde. Il colorante verde. Credo che l'hai beccato tu. Sì. Hai tu la maledizione. Cosa diventa rosa e verde? Grigio. Grigio. Marrone. Allora, vediamo come diventa con questo pigmento che... Scrivete nei commenti secondo voi che colore è. Mi sembra rosa perlato. Sì, è un po' rosa antico. Che bello. Carino. Bellissimo. Vediamo, secondo me il giallo se lo mangia e non lo fa più vedere. No, dai, un pochettino si vede. Sta per diventare marrone. No. Sta per diventare color senape, guarda, un altro crema pasticcera. Ovviamente, però non è male, dai. È scureggiante questo colore. No. Scureggia. Ora, allora, il mio è rosa bellissimo. Ci andiamo a mettere questi glitter dorati. Che belli, vedi? Che belli. Poi? E poi basta, poi lo giro e basta. No! Devi mettere il colorante. Quale colorante? Pensi che me l'ho dimenticata? Non c'è nessun colorante. Dai, mettilo. Uffa. Vediamo come si rovina questo rosa. Secondo me non si rovina. Sì, mettiamo 3 gocce di colorante. 1, 2, 3. Ma poi mi dici a me sempre di metterne tanto. Ma perché tu non le metti tanto? Quindi non è metto vero. Tanti io. Vediamo un po'. Sta grigio! Grigio. Sta diventando grigio. Il rosa tiene perché i coloranti ad olio sono fortissimi. Sì. Dai, non male, non male. Fortunato che è rimasto rosa. Sì. Molto bello, molto bello. Vediamo Siri che dai, Dani combina. Siri, questa volta scegli uno. Se questa volta sceglie uno, sono proprio fortunata. Vuol dire che Siri mi vuole proprio bene. Ma che, tanto quella è confusa. Sbaglia sempre. Dica, cerco su internet. Vediamo cosa ho trovato su internet. Siri, no. Cosa? No, stavo ascoltando te. Un numero a caso tra 1 e 3. Fa 2. Oh, ho visto, ho scelto la scatola verde.
Speriamo bene. Vediamo la mia assistente Google che mi dice invece. Vediamo. Non so se riesco ad accenderla prima. Ok Google, dimmi il numero tra 1 e 2. Come lui? Non sceglierò mai Jolly. Secondo me glitter. Fa un rumore strano. Uno, due, cos'è? Tre. Grigio. Ma io speravo che il grigio capitasse a te, visto che è la maledizione del grigio. Il grigio topo, grigio topolone. Però non è così brutto, dai. No, non grigio. È brutto. Questo non mi piace, questi glitter. E ti cadranno tutti a pezzi dopo nello slime. Si stanno malissimo nella colla bianca, nella colla trasparente. Dai. Non si apre. Che cos'è? Sono dei glitter blu blu blu. E basta. Ma questa mega scatola c'erano solo dei glitter blu. Vabbè, è andato bene. Allora, mettiamo il grigio. Uffa. No, è caduto tantissimo. Bello, che bello il grigio. Oddio, come diventerà adesso? Ma che riesce bellissimo adesso? Non penso proprio. Oro metallizzato. No. Oh, non mi dire che diventa grigio, la tua maledizione l'ho beccata io. E tu hai beccato la mia perché questo hai preso il verde. E lo slime crema pasticcera è andata male. Uffa. Ma ora aggiungiamo l'altro ingrediente che ci stanno malissimo lo stesso. Allora, in teoria posso mettere quel che voglio io, no? No, secondo me li devi mettere un po' tutti. Ma come tutti? Tutti, tutti, metti tutta. Ora, giallo, rosso, verde e argento. Oh yeah. Sono tantissimi. Uffa, questi rovineranno il mio slime sicuro. Era così bello all'inizio. E adesso è più colorato, guarda. No, è diventata la minestra. Buono. La minestra. Invece il mio è sempre, sempre più bello con questo rosa. Adesso ci aggiungiamo questi glitter blu che sono ultra belli. In effetti mi sa che il tuo si salva con i glitter blu. Si salva, il mio è già bellissimo. Guarda che bello! Il tuo è molto più bello del mio. Sì, sì. Spero che ti capiti un colore orrendo. No, no, guarda che bello. Che bello, i glitter sembra che facciano tipo i pallini della fragola, i pallini della fragola. Slime fragoloso. Che fortuna. Sarà penultimo turno e poi ci sarà l'ultimo turno. Sì. Questo non so perché si è aperto, però qua chiudo, ma vuole scappare da dentro, perché niente. Allora, aspetta, guarda il tasso. Uffa, sono sfortunato. Vediamo se però almeno il slime è bello. Infatti. Sì, scegli un numero tra 1 e 3. Non so se ho capito bene. Fa 1 ho detto. Oh, non ci credo. Siri mi ha fatto sempre scegliere i jolly. Siri, sei antipatica. Non so cosa dire. Zitta, zitta, zitta. Se no io parlo col tuo Google, eh. No, parlo io. Ok Google, dimmi un numero tra 1 e 2. Possibilmente quello che vuoi tu. Ok Google, dimmi un numero tra 1 e 2. Uno. Tan, 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 tan. Allora, devo aprire prima io perché apri ho pensato prima io. Ah, che fortuna! Rosa. Che fortunato. Speriamo che diventi rosa. Mi vuoi copiare? Già, già mi vuoi copiare. Ma non so se diventerà rosa con questo miscuglio. E poi pigmento viola. Pigmento viola. Toccami, toccami, toccami. Wow, che fortuna. Sono un glitter. Che bello. Fatti vedere. Non c'è niente. Dammelo. Dammi. Guardate. Non me la. Vitale a
beccato il colorante nero. Diventerà grigio, sì, che bello. Allora, mettiamo il colorante rosa. Speriamo che lo salvi, anche se ho poche fortunata. Speranze, perché... Ma secondo me non riesce a salvarlo. Vediamo. Marta, sta diventando amarena. Oddio, un colore un po' strano, però, effettivamente. Un colore amarena. Ciliegia. Non lo so. Fragola scaduta. Comunque, quello che l'ha rovinato di più sono quei glitter maledetti. È un po' strano adesso il colore. Vediamo con il gomma masticata, bimba col masticato. È sputata, sì. È ammuffita. Oh, questo è bellissimo. Speriamo che lo migliori. Vediamo un po'. Bello. Dun, 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 dun. Ah, un pochettino l'ha migliorato, dai. Almeno il colore non è più bruttissimo come prima. Vediamo. Allora, io te lo dico, metto solo una goccia di nero. No, non puoi mettere solo una goccia. Metto due. Una, quando capita non vedo, ne due. Metti tanto. Colorante grigio, rosa rimane grigio, ancora grigio, fortissimo, grigio, non c'è niente da fare. Grigio, oddio, è vero. E rimane il iper colorante forte. Ad olio è imbattibile, sì. Rimane sempre in piedi. Wow, adesso ci mettiamo pure il glitter. Viola, cioè, non ci così credo, diventa ancora più bello. Più bello il tuo, nonostante io abbia beccato gelosa, un po' jolly. Gelosa, gelosa. È molto più bello. Sì. Tu sei fortunata, però ti escono degli ingredienti brutti. Mentre a me, io sono sfortunato con le scatole, ma prendo degli ingredienti belli. Allora, ultimo turno. Abbiamo tutte le scatole rimanenti, che sono quattro. Vediamo quale beccheremo. Era per sempre la slime. No, è veramente bella. Google, dimmi un numero tra 1 e 4. Sì, subito. 4. Non era molto convinto, era tipo 4. L'ho preso. Che fortuna. C'è colorante. Ah sì? Non lo so. Come fai a capirlo? Mi sembra il rumore della boccetta del colorante. Speriamo che sia grigio. Ah. Sì, scegli un numero tra 1 e 3. Non so se ho capito bene. Ecco cosa ho trovato su internet su Siri, sei un numero tra 1 e 3. Ma come fa a capire sempre Siri, sei un numero tra 1 e 3? Sì, scegli un numero tra 1 e 3. La risposta è 3. Oh, quindi il pacco grande. Amico, paccolo piccolo e paccolo grande. Che sto dicendo? Allora, comincio io. Dai. Sì, comincio io, Che cos'è? Abbiamo il colorante blu e questo bellissimo, come si chiama? Pigmento celeste. Pigmento celeste. Per fortuna non li ho beccati. Altrimenti sarebbe uscito verde. Però sì. Non lo so. Mi va a rovinare questo bellissimo rosa. Infatti non so che colore uscirà blu con... Anche se il colorante ad olio è talmente forte che ha resistito a qualsiasi altro colore. Speriamo che resista. Allora, passi il destino del mio slime. Ti prego un bel cuore, basta che Allora, questo è bello. Il primo è bello. Gli altri due non tanto. Non ci posso credere, ma che sfiga è all'ultimo turno. Allora, fortunatamente mi è capitata la schiuma da bar. Bella platform. Ma il primo! Verde! Glitter verde, pensavate che la maledizione del verde mi avesse abbandonato, invece no. Va bene comunque il verde, ma quello più bello è l'ultimo ingrediente. Marrone. Il colorante marrone in più è colorante ad olio. Il colorante ad olio è il più forte di tutti. Quindi il mio slime uscirà marrone. Allora, dai, metti il tuo colorante blu. Speriamo che diventi grigio o qualcosa del genere. Tre gocce di blu e abbiamo grigio, messo. Grigio. No, secondo grigio, me non esce grigio perché grigio. Perché questo slime è fortunato. Comunque è incredibile. Il colore ad olio viola. Non si fa sopraffare da nessuno. Sì, sì. Però sto scendendo un po' violetto. Ma che fortuna! Ed è stupendo! Wow, che bello che è il mio! È viola! Giusto! Non me l'aspettavo! Il rosa ha resistito al nero, ma invece il blu.
Che bello, è uscito un colore bellissimo. E aspetta, devo mettere ancora il mio secondo ingrediente, che è questo pigmento celeste. Vediamo. Che è super bello. Oh, oddio, l'hai messo tantissimo. Sorry. Quando vuoi ne metti un sacco di ingredienti, invece il nero ne hai messo poco. Oh, questo gira bellissimo. Che bello. Quindi prendere le box giuste non vuol dire niente, perché poi alla fine potrebbe arrivarti un marrone e verde che rovinano tutto. Oddio, ma è bellissimo, è diventato tipo color salmone. Ora mettiamo innanzitutto la schiuma da barba. La devi mettere dritta. Almeno qualcosa di positivo. Da marrone, lo sapeva già che doveva diventare marrone questo slime. Ne ho messo pure un sacco. Verde. Tutto verde. No, tutto verde no. Tutto verde devo diventare. Ma ora mettiamo la cosa più bella che mi sia mai capitata. Cioè il colorante ad olio, quindi in distinto. Marrone. Marrone, vediamo un po' di cacchetta. Che brutto, cacchetta di cane. Vediamo. Sì, deve solo mischiarsi adesso. Ecco, vedi? Il colore è mamma mia, è orribile adesso. Roma, una gingomma ciancicata. Che brutto. Ma che sfiga, boh. Che ragazzi, la mia sfiga proprio in questa challenge. Che bello. Ora andiamo ad attivarli. E poi potrete votare chi vince in base all'aspetto e in base ai suoni ASMR. Siamo pronti? 3, 1 1, 2, 3. Ecco qua il mio slime. Allora, il colore è molto particolare. Non riesco neanche io a capire che colore sia esattamente. Una sorta di marroncino ocra. E sì, il colore non è granché. Sentiamo un po' di suoni. Quindi questo è il mio slime. Scrivete nei commenti, secondo voi che colore è questo? È un marrone o un ocra o beige o grigio? Boh, scrivete voi nei commenti, vediamo. E ora vediamo quello di Vitale. Siamo pronti a vedere uno slime fantastico. Oh, che bel colore. Un po' molliccio, ma ci siamo. È un lilla chiaro. Che bello. Ma che bello è, guardate, super estendibile, bellissimo, tutto glitteroso, guardate che bei colori, bello, è proprio un colore violetto lilla, sì, colore lavanda, bellissimo. Proprio colore lavanda, sei gelosa, sei invidiosa, eh? Bello swirl qui. Caspita, hai imparato proprio bene a fare lo swirl, che prima bello. Facevi le cacchette di arale. Bellissimo, non è bellissimo? Bello. Allora, dunque, sapete che dovete votare per me. Non solo perché mi è uscito lo slime bello, ma anche perché, oh, vota Vitale. Che bello, mettilo a fianco. Quella. Che cos'è questa cosetta qui che hai messo a fianco? Sembra latte e cioccolato, andata a male. Ah, però, che bello. Allora, simili di, sì, consistenza. Il colore è orribile il tuo, però però dai, è bello da giocarci, è morbido. Allora ragazzi, votate ora qua chi vince, se vinco io o dai, se vince Vitale. Guardate che bello, che bel colore, eh? Non può competere quello di Anita con il mio. Sì, il colore è davvero bellissimo. Quindi votate chi vince, fateci sapere nei commenti che altre challenge volete vedere. E ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video challenge, video divertenti. Cliccate su quella che preferite. E buona visione! Ciao!